Veneti, colpevoli di aver trasformato una ruspa o di aver tentato di trasformare una ruspa in una coppia più grande del Tacco del 1996, che avrebbero portato in piazza in occasione della festa del 25 aprile, che in Veneto viene principalmente celebrata come San Marco, santo patrono del Veneto. Presidente, intervengo con queste argomentazioni per ricordare come questi giorni di autunno di 149 anni fa non siano affatto dimenticati in Veneto, ma anzi siano più vivi che mai. Viva San Marco! La ringrazio. Allora, adesso c'è il deputato Di Battista, prego. Presidente Boldrini, se ricorda, presiedeva lei, qualche mese fa denunciai il caso del sottosegretario Barraccio qui in aula, all'epoca soltanto indagata per una questione legata appunto al peculato, l'appropriazione per scopi privati di denaro pubblico. Oggi il sottosegretario alla cultura si è dimessa perché è stata rinviata a giudizio e pare che il Premier, non eletto da nessuno, abbia dichiarato che un rinvio a giudizio è appunto più grave di un avviso di garanzia. Ma è lo stesso Premier che sta difendendo De Luca, che al contrario è stato condannato in primo grado? È lo stesso Premier che dichiara che Verdini non è il mostro di Loch Ness perché evidentemente gli interessa il suo voto, Verdini che è stato rinviato a giudizio 5 volte anche per corruzione e bancarotta fraudolenta? O è lo stesso Premier che per avere i voti di Nuovo Centrodestra ha salvato Azzollini dall'arresto? Ora, Presidente, io mi rivolgo ai cittadini italiani. Da parte del Partito Democratico arriveranno attacchi di ogni tipo al Movimento 5 Stelle perché sanno che se dovessero perdere Roma e se il Movimento 5 Stelle dovesse mettere davvero mano a quel che sono i bilanci, le determine, le delibere, scoprire tutto il mare che loro hanno fatto a Roma, evidentemente scricchiolerebbe anche il governo. Quindi assisteremo ad una campagna diffamatoria da parte del Partito Democratico sul Movimento 5 Stelle. Bene, diciamo, ricordiamoci ai cittadini italiani queste nefandezze, questi arrestati, questi indagati, queste persone che si sono dimesse. Ricordiamo che l'onestà forse non sarà la condizione sufficiente, ma è davvero necessaria per dare un po' di aria fresca a questo paese così martoriato. Grazie. La ringrazio. Deputato Burtone. Signora Presidente, quella di oggi è stata una giornata molto critica per diverse comunità siciliane dal punto di vista meteorologico. In modo particolare nella provincia di Catania ci sono state delle piogge alluvionali che hanno creato molti danni alla rete viaria urbana ed extraurbana, ma anche alle abitazioni. E nelle campagne la produzione è stata totalmente messa in difficoltà, anzi anche le piantagioni sono state danneggiate. Noi sappiamo che ci sono diverse regioni che hanno avuto problemi dal punto di vista meteorologico, in modo particolare in Irpinia, Benevento. Abbiamo molto rispetto e solidarietà, però chiediamo al Governo di fare un'attenta analisi per verificare quello che si è realizzato in più regioni e chiediamo che ci sia un intervento tempestivo e giusto. Si faccia una ricognizione dei danni e si dia